Bentornati sul canale di Access00, bentornati a un nuovo episodio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Siamo dove ci eravamo lasciati la scorsa volta, ciao Linea. E io nel frattempo ho letto un po' i vostri commenti, mi sembra fino all'episodio 4 o 5. Quindi, grazie a quei commenti, a parte il fatto che queste impronte non le avevo mai notate ed è una figata, ma sorvolando questa cosa, ho risposto, grazie anche ai vostri commenti, mi sono autorisposto a quello che avevo detto. Allora, tipo, praticamente quello che possiamo fare è annullare il compositor dagli oggetti. Bisogna andare per farlo nell'inventario. Cioè, voi andate nell'inventario, premete con A sull'oggetto e poi annulla compositor. In pratica lo staccate l'oggetto in questione. Perché questo lampeggia? Perché mi sono divertito a fare quello che mi avete scritto voi, cioè il surf su carrello. Ora ve lo faccio vedere perché sono soddisfazione obiettivamente. Poi mi è venuto in mente anche un'altra cosa, che ovviamente si può staccare anche il compositor dalle armi, e anche questa è una cosa che voglio vedere insieme a voi subito. Nulla compositor, in pratica l'arma ritorna normale. La cosa che non so però è se l'oggetto che avevamo inserito, what? Ah, lanciare materiale, surf su scudo. Ah, ok, perfetto. Dicevo, l'oggetto che avevamo insieme all'arma va perduto o meno. Questo non lo so. Ci sarebbe stato da vederlo, accidenti a me. Comunque, lo risuccederà, ricapiterà, e lo vedremo. Devo anche provare a usare questo per vedere che succede quando la rompiamo, praticamente, perché vedete, è rossiccia. Quindi è un'altra cosa che voglio sperimentare. E sono sicuro che ci fosse un'altra cosa, ma al momento non mi sovviene, quindi ok, va bene, io ora... sapete che non mi ricordo esattamente com'era? No, aspettate un po', c'era il barbatrucco c'era per fare questa cosa? Oh, l'ho fatto fino a 5 minuti fa. Eccolo qui! Guardate qui! surf su scudo carrellato. Stupendo, è stupendo a dir poco. Allora, iniziamo effettivamente l'episodio. E quello che voglio fare è usare subito l'Ascension, che è questo, per andare a vedere dove ci porta sto posto. Perché qui ci sono cose da fare, come vedete, no? Allora, di là non c'era niente, e in teoria neanche quassù. Ci sarà da vedere se c'è effettivamente qualcosa o meno di là. Però questo dettaglio, come mappa. Che vuol dire mappa? Ah! Mi ha dato in pratica la... Ah, ok! Ok, quindi ho una scorciatoia per la mappa da qui, oltre che per gli amiibo. Tra l'altro non ho ancora provato, dovremmo provarli prima o poi. No, ancora no. Aspetta un attimo. Blocca il tempo, non pensavo. No, aspetta. Ok, sì, fallo ora. No, allora! Ma mi prende in giro sto coso! Ho premuto A, riavvolgi. Oh, perfetto. Saliamo qui. Che è una mezza fregatura questa, perché... Sono un po' fregato. Basta. Basta. Ok. No, rifallo! Pensavo che ancora... Maledetto che non sei altro. Pensavo che non importasse di qua, invece sì. Ok, ferma con L. Devo ancora prenderci un po' la mano col reverto, perdonatemi. Comunque grazie davvero per tutti i commenti che mi avete lasciato con tutte soluzioni alternative. Ora, io ho detto episodio 5, ma sapete che forse... Bah, sì, è episodio 5 l'ultimo che ho letto, mi sa. Comunque, i commenti è l'ultimo episodio che ho letto. Comunque vi ringrazio davvero di cuore perché veramente siete stati fantastici. Ah! Ah! Siamo al sacrario! Bene, questo è un generatore di cellule energetiche. Se voglio ottenere delle cellule energetiche, prenderò i tuoi cristalli di energia Zonau. Cellule energetiche in che senso? Sono componenti che permettono di aumentare la capienza energetica della batteria. Con una capienza maggiore potrai usare più a lungo i congegni Zonau. Sì, ma chi me le adopra? Se hai dei cristalli di energia, fabbricherò per te delle cellule energetiche. Sì. No, è ok, ma come li utilizzo? Aspetta, magari mi dice qualcosa, vediamo. Va bene, si possono creare, ok, dallo zonanio, lo so, va bene. Ma ormai è stato estratto quasi tutto, quindi non penso ce ne sia abbastanza per produrre una cellula energetica. Ah, in questa zona quindi è già stato estratto. Quindi gli zonau usavano moltissimo questo materiale. Quasi per tutto, in pratica. Se ti serve ti conviene cercare le profondità del sottosuolo, da dove veniva estratto in origine.
Ok, vabbè, d'accordo. Ce ne ho? No. Ci vogliono 100 cristalli di energia per fare una cellula energetica. Ah! Quindi 100 di questi per fare una cellula. Ok! 100. Va bene, d'accordo. Ok, di zonanio io credo di non averne più. Almeno se non l'ho ritrovato in giro. Sì, ne ho ripresi 6. E vabbè, ma tanto non è che ci arriviamo a 100. Però, ottimo a sapersi. Qui in pratica, al Sacrario, dove ci creerà molto probabilmente un teletrasporto il gioco, abbiamo la possibilità di creare quindi le cellule per la batteria. Questa è tanta roba. Bene sapersi. Meno male che mi è venuto in mente di leggere, vedete, anche quando si sanno le cose conviene sempre leggere perché si scoprono cose nuove, quindi è un bene farlo, è sempre un bene farlo. Entriamo, entriamo, che tra l'altro sono sicuro che ci fosse un'altra cosa che mi avete detto, io però non me la sto ricordando perché era importante, no? E quindi il mio cervello l'ha palesemente cancellata. Ah! No. No, ok. No. Sì, questo! Ok, eccolo! Se tengo premuto X, si corre. E si consuma ovviamente il vigore come era nel primo. Perfetto. È che io questi. Molto probabilmente c'erano dei robottini con dei dialoghi di questo tipo che me li sono persi. È abbastanza palese questa cosa, presumo, perché mi rifiuto di credere che il gioco non mi abbia detto come correre o cose del genere, quindi sicuramente sono io che mi sono perso robottini in giro, in quanto le spiegazioni ci venivano date dai robottini. Grazie per avermi ridetto della corsa, perché me l'ero completamente dimenticata. Avevo provato a premere un po' di tasti per conto mio, partendo da A, appunto, ma non funzionava e quindi avevo lasciato perdere. Poi ora ho invertito anche i comandi tra salto e corsa. Io li ho invertiti tra salto e corsa. Sei un genio! Bene! Benissimo! Sorvolando questo piccolissimo dettaglio, vediamo un po' se ce la facciamo. Cioè, credo di aver capito quello che devo. No. Fermi! No, funziona? No. Cioè, capite? La mia idea era quella. Era di usare l'ascension per andare alla zattera di sopra. Che la. Questa mini zatterina ha iniziato a fare zigzag in maniera abbastanza inquietante. Quindi è stato un problema. Ora, aspettiamo la prossima. Dovrebbe arrivare prima o poi la prossima. Eccola. Ok. No! Aspettate un po' troppo. Allora, reverto. Vediamo un po' se funziona. Va cliccato sull'oggetto. Devo ricordarmi anche questo. Fermo. Ascensus. No, dove va? Link. Link, sei un idiota. Da. Cioè, sono io idiota, ovviamente non Link. Va bene, allora, reverto, annulliamolo. Ditemi che ce la faccio a me la montare qui. Ok, è andata bene, perfetto. Non importa allora fare l'ascensus. Bene, è a sapersi. Importante sapere queste cose. Poi noi facciamo questo, poi L. Riavvolgiamo il tempo subito. Stiamo qui pronti per. Anzi, stiamo nel centro della zattera. Ecco, lo facciamo come prima. Saltiamo. Benissimo, perfetto. Molto più semplice di quello che pensavo. Ho incasinato tutto io perché ero convinto di dover utilizzare l'ascensus. E è per questo che si è incastrato tutto. What? L'ho vista, c'è una porta lì dietro. C'è una porta dietro a noi. Volevo solo vedere che cavolo stava succedendo qui. Ah. Quando sono allineate quelle due lancette, in pratica viene giù la porta. Va bene. Ok, qui dovremmo farcela abbastanza bene perché vedo che è velocissima sta piattaforma, sta ruota. Scrigno! Primo scrigno della giornata! Vai così! Allora, che c'è? Freccia di legno per 10! Qualcosina in più preferivo, onestamente, però vabbè. D'accordo, va bene anche così. È tuffetto per il nostro Link. E ora devo capire come passare oltre. Cosa che non mi sembra esattamente
semplicissima. Allora, domanda. No, no, ferma, nulla. Torna un attimo indietro. Che cosa, che cos'è? Che, no, ne avevi fatte. Esatto, questo voglio. Ma due insieme. Perché l'avevi fatte due insieme prima? Tre secondi fa me ne avevi date due. Come avevi fatto a darmene due? Cioè, che cosa hai inquadrato? Non lo sapremo mai. L'importante... Sapete perché ha funzionato? Perché l'ho mantenute insieme, in pratica. Le ho mantenute fissate insieme. Ma utilizzando il reperto quando erano l'una sopra l'altra. È per quello che ha funzionato. Ottimo, ottimo, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. A caso, ma ce l'abbiamo fatta. Perché è anche così che si va avanti, a caso. Iniziamo bene l'episodio, direi che iniziamo benissimo. Visitatore del sacrario, la cui luce esilia e purifica il male antico, dici. Siamo noi, hai dato prova di grande valore raggiungendo il cuore del sacrario. Perfetto. Me lo dai la sfera, così almeno facciamo prima. Pertanto ti faremo dono della luce che purifica il male, grazie. Datemi sta sfera che almeno diamo dalla dea Hylia. E aumentiamo la nostra vita. I nostri cuoricini aumenteranno di uno. A meno che non ci sblocchi altro, perché non lo so. Vediamo. Penso di no, onestamente. Cioè, i sacrali che sbloccavano poteri, almeno qui credo siano conclusi. Questo è più il sacrario standard, no? Diciamo. Io sono troppo curioso, ragazzi, di vedere cosa hanno creato giù nel mondo reale, diciamo così. Perché... vi ricordate, nel primo avevamo i sacrali, appunto. Ma qui ci saranno i sacrari ancora o avremo anche altre cose? Io non vedo l'ora di scoprirlo. Sono troppo curioso. Troppo, veramente. Mamma mia. Che gioco che hanno tirato fuori. Che gioco che hanno tirato fuori, ragazzi. Allora. Altra cosa, appena vedo un albero, devo provare a usare la spada, quella, la nostra, quella che non si rompe mai, quella che esorcizza il male. Sì, lo so, devo tornare dalla Dea Hylia. Ora ci ritorniamo o passiamo di qui? Per vedere se taglia gli alberi. Se taglia gli alberi in maniera infinita, diciamo. Aspetta un po', ma... No, questo è un altro luogo, non è lo stesso. No, è diverso, vedete. No, ok, perfetto. Allora, giusto per capirci, dov'è che devo andare io esattamente? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ok, quello sotto di noi è Hyrule. E questo non ci piove. Si capisce bene che cos'è, ma è qualcosa. Sembrano... Ve li ricordate i labirinti? Sono messi anche nei posti dove erano i labirinti. Quei cubi che facevano da labirinto. Quello è il vulcano. No. Quelli sembrano miasmi più che il vulcano. Sembra messo dove doveva essere il vulcano, credo. Ma non è. Quello invece dovrebbe essere dove era il castello. Sto cercando di capire dove siamo. Molto probabilmente mi sbaglio. È probabile che io stia semplicemente invertendo la situazione. Però vedremo poi. Allora, non voglio utilizzare le nostre sfere. Ma voglio sicuramente non riavvolgere. Ma usare l'ultramano. Che questi li prende anche a distanza siderale. Perfetto, ottimo. Alcune cose le prende a distanza allucinante, altre invece non le prende, specialmente le piattaforme proprio non gli piacciono. Ok. Comunque, ragazzi, non è una critica, cioè dire queste cose è giusto dirle, cioè se non funzionano come dovrebbero è giusto dirle. Tipo, dov'è che devo andare? Ma soprattutto, perché io dovrei buttarmi qui? Aspettate che ho fatto una cavolata! Link, vai di qua! Ok, allora, questo è un Korogu. Sì, l'ho visto subito, yes! Certo che ti ho trovato. Io sono scemo, ti vedo, li vedo ormai, li vedo. Allora, perfetto, bene così. Un Korogu l'abbiamo preso. C'è un problema, che io ho perso l'ascensore.
No, ce le ho, le pallottole da utilizzare ce le ho. Vediamo un po' se c'è qualcosa però qui. Anzi, visto che ci sono gli alberi, facciamo subito la prova che dicevo io prima. Con questa, se si rompe, che non credo si rompa, li taglio comunque. Allora, l'energia è esaurita, si dovrebbe ricaricare dopo un tot, se non erro. Ok, per ora stiamo senza. Ok, non mi fa usare le mani. Le mani nude non le usa per buttare giù gli alberi, quindi va bene, d'accordo. Vediamo un po', come funziona qui le cose. Il fatto di poter staccare gli oggetti e poterli rimettere, però, e ti salva comunque l'arma che hai, è una cosa enorme. Mi piace davvero tanto. Cioè, uova? Uova, credo, di qualcosa. Non mi ricordo di cos'erano, ma sono uova, sì. Uova, perfetto, un uovo fresco. Si può trovare nei nidi di uccello, di solito in luoghi elevati, come la cima di un grosso albero. Molto nutriente, è un ingrediente essenziale in cucina. Esatto, Zelda, che aspetta, che attende lì di essere proprio riutilizzato. Sembra quasi uno strumento, detto così, il nostro Cooking Zelda, ma in realtà non è che lo è. Sono io che faccio lo scemo in cucina. Ora, quello lì è un lago o è il vuoto? Vedete che non ne ho idea. Perché io devo trovare un modo di scendere. Ora, partendo dal fatto che io potrei essere qui e non avere altri... come si chiamano? Altri volatili, ok? Quindi ci dovrebbe essere un modo per riscendere senza usarli. È per quello che sto cercando un punto dove buttarmi. Mi sembra di essere in Minecraft in questo momento. Non so se avete mai visto un mio video di Minecraft o roba del genere, o anche live. Io ho questa diciamo cosa di buttarmi dalle altezze incredibili, perché è divertente principalmente. E credo che qui ci siamo. Credo che qui possiamo farlo. Quindi andiamo a farlo e vediamo un po' che succede. Mamma mia, che spettacolo. Che spettacolo, ragazzi. Ma soprattutto, dov'è il tempio? Eccolo là. Siamo un po' lontani, eh. Però, ok, diamo più. Ah, ma guardate un po' voi dove siamo. E qui ci eravamo già venuti, qui. Allora, a posto. Allora, vita. No, Link. Non affogare a 3 metri dalla riva, per favore. Ok, grazie. Dicevo, da qui posso tagliarvi. Ci rivediamo direttamente al tempio, allora, perché questa zona l'avevamo già vista. Ok, ragazzi, sono ritornato nel primo dungeon, quello ve lo ricordate, dove abbiamo preso l'ultramano. E visto che mi avevate detto che mi ero dimenticato uno scrigno, ed è vero, eccolo qua. Eccolo qui, ragazzi. Me lo vi faccio vedere anche come prenderlo nel caso che anche voi ve lo siate dimenticato o altro. Ecco qui come prendere lo scrigno e vediamo un po' che cosa c'è dentro. Ambra, bene, bene, questo è positivissimo. Non credo di essermi dimenticato altro perché mi avevate detto che non c'era nient'altro qui dentro. Giusto per dirvi dove è questo, il sacrario di Uko Hou. Siamo tornati qui. Mi ricordo che da queste parti ci sono quei Korogu che dovevo portare da una parte all'altra. Però per ora lasciamo stare, per ora... andiamo avanti, poi ci ritornerò qui. Tanto sono Korogu, quindi non è un problema. Ho notato anche, mi è venuto in mente mentre tornavo qui, ho detto: ma guardate che scemo che non ho usato il teletrasporto per tornare al tempio. No, il tempio non ha un teletrasporto. Vedete, non c'è modo tornare col teletrasporto direttamente al tempio. O non l'ho attivato io, o è una cosa un po' strana, obiettivamente. Quindi dovrò riuscire di qui e ovviamente vi taglio tutto e ci ritroviamo direttamente al tempio. Siamo arrivati. Possiamo procedere. Finalmente forse potremo vedere che c'è oltre questo posto, perché a tutti gli effetti quello che dobbiamo fare adesso è pregare dalla Dea Haya e poi procedere. Ah sì, c'era da passare di qui, vabbè, ma credo sia un grosso problema. Tra l'altro forse potevo passare anche sotto, mi sa? O qualcosa del genere? Ora mi è venuto il dubbio, effettivamente. No, allora, questo reperto mi è ancora un po' strano da utilizzare. Direte, ma come? Ma cavolata. Sì, però devo ancora capire bene come utilizzarlo nella maniera corretta. Ale? Ale? Ma ci posso passare di qua? No? Ok, va bene. Sei un genio, Ale, sei un genio. Lo so che sei un genio. Si vede che sei un genio. No, a parte gli scherzi, in pratica quello che sbaglio io a fare è che devo premere L e basta, e a me invece viene da tenerlo premuto. Invece dovrei solamente toccare L, lasciare stare tutto, perché tanto si blocca il tempo in pratica quando voi premete L. Poi rilasciarlo, vedete? Salire da quest'altra parte, ripremere L una volta sola, metterci quanto voglio
a scegliere l'oggetto che voglio riavvolgere e poi farlo. Come vedete è molto semplice, ma io riesco a incasinarmi come sempre. Quindi queste cose sono normali. Allora, prega, cara Dea Hylia, io ho 4 sfere adesso, quindi tu mi dai un cuore. O un pezzo di vigore, quello che vuoi. O Pellegrino, vedo che hai superato delle prove e ottenuto delle sfere della benedizione. Esatto. In cambio di 4 sfere della benedizione ti conferirò il potere, cui tanto aneli, desidero il portacuore. Al momento ti fa per forza scegliere solo il portacuore. Non sei, ok, esatto. Più avanti, se è come Breath of the Wild, ci farà scegliere tra portacuore e vigore. Cioè, o vigore, non e, perché non ti dà tutte e due, devi sceglierne uno. Ok. Quella specie di miasma che è uscito da noi c'era anche nel primo, cioè in Breath of the Wild. Mi piacerebbe rivederlo. Un prezioso oggetto che ripristina l'energia vitale che hai perso a causa del miasma. Aumenta di 1 il numero totale dei tuoi cuori. No, perché molto probabilmente è il miasma che esce da noi e il nostro cuore ritorna ad essere, cioè ritorniamo a prendere forze praticamente, per quello che non c'era nel primo il miasma, perché non eravamo, cioè i nostri cuori non erano stati abbassati dal miasma. Ok, mi torna, bella questa, questa è una chicca, molto bella. Vai. Sì, devo spingere, lo so. Oh, stavolta ce la devi fare, perché altrimenti mi arrabbio, perché se no non so come fare oltrepassare il tutto. Ok, meno male, ci ha ridotto all'osso, però l'importante è essere passati. Forse. Sì. Cioè, sono emozionatissimo perché molto probabilmente ci aspetta il mondo dall'altra parte, sapete? Ah, la vecchia luce blu. Mi compiaccio. Vedo che sei riuscito ad aprire il portale. Il tuo corpo era stato pervaso dal miasma, perciò non si è ancora ripreso del tutto. Ma a quanto posso vedere, sembri sulla via della guarigione. Le sfere della benedizione che hai trovato nei sacrari ti hanno aiutato. Aver trascorso questo tempo con te, per quanto breve, è stato un onore. Zelda aveva ragione su di te. Ti prego, prenditi cura di lei. Dov'è? E soprattutto che ti ha detto di noi? Soprattutto, però mi dispiace, poverino. Cioè, ci ha dato anche il braccio, Raul. Allora, sono stato cattivo io a pensare male di lui. Era un bravo personaggio, a quanto pare. Bravissimo personaggio. Hai espulso una parte del miasma che pervade il tuo corpo, offrendo le sfere della benedizione alla statua della dea, come vi dicevo prima. Non sei ancora nel piano delle tue forze, ma hai recuperato abbastanza energia per aprire il portale. Raul ti ha detto di prenderti cura di Zelda, e poi è svanito. Forse scoprirai il vero significato delle sue parole presso l'altare, in fondo al santuario. Se ci arriviamo. Sì. Ripeto. Se ci arriviamo, vivi! In fondo all'altare. Qui credo ci vorrà un ascensus per andare sopra. Sì, ok. Credo almeno. Vai. Sì. Va più in alto di quello che pensavo in questo caso. Ok, dietro di noi c'è semplicemente la strada per tornare al tempio. E qui dovrò riutilizzare l'ascensus. Mi giro sempre indietro perché a volte in questi posti mettono anche scrigni o robe varie. Non sarebbe una cosa strana averci uno scrignetto buttato lì, nascosto, e tu non lo vedi perché stai semplicemente andando nella direzione opposta e quindi non ti giri e non lo vedi. Ma è l'essenza di Zelda? Che cos'è di preciso?
Link, vienimi a cercare. Arriviamo, Zelda. Ci siamo, ragazzi, è il momento. Verso il regno di Hyrule. Ma non lo vedremo ora. Lo vedremo nel prossimo episodio, ragazzi. Io non vedo l'ora di buttarmi. È giunto il momento, ci siamo davvero. Lasceremo questo luogo, poi ovviamente ci possiamo ritornare quando vogliamo. Lo so, mi sono dimenticato almeno un Korogu e... quindi da trasportare dal suo amico, però lo vedremo più avanti. Non vedo l'ora di farlo, ma la prossima volta, o perlomeno molto più avanti, non molto più avanti, ma più avanti, ci ritorneremo, tanto verrà il momento in cui ci ritorneremo sicuramente, quindi non vi preoccupate. Vi ricordo se vi va di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo su questi social, ovviamente se vi fa piacere così mi date una mano a crescere come canale, e noi ci vediamo alla prossima con The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.